Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carichiamo un video. Ciao! Ciao a tutti, ci troviamo nel castello di Bardi. Ok, ci troviamo nella ghiacciaia, ossia il punto in cui veniva radunata tutta la neve che cadeva ovviamente nel periodo invernale, che si depositava tutto nella vasca centrale. Adesso penso che sia questa qua. Sì, ecco qua. Qui dentro veniva depositata tutta la neve e venivano messi intorno i cibi deteriorabili, quindi quelli che potevano marcire in modo da fungere come frigorifero. Sì. Allora, quanti gradi ci sono? 17? Ok, qua penso che ci sia uno dei posti più interessanti da stalla. E la cantina. Guarda, ci sono tipo dei finimenti. Non c'è molta luce, però magari riesco a farvi vedere qualcosa. Sì, esatto. Ecco, vedete, ci sono dei finimenti. E di questo portasella utile in gara, lo possiamo portare a casa. Sì, la cantina. Questo sai che cosa serviva? Non l'abbiamo visto forse a Bormio? Forse, no, a Boario. Forse secondo me mettiamo dentro l'uva a schiacciare. Bravissimo, il frantoio. Anch'io mi ricordavo... Non chiedetemi cosa sia questo, perché non è vero. C'è una birra. Eccoci qua. Wow! Chissà da quanti anni sono qui questi alimenti. Forza. Peccato che non posso farvi vedere con un po' più di luce, ma... Questo è quello che ci ha spiegato anche ieri, veniva fatto per isolare dal freddo, no? Questa sì. Parte... Sì, più stretta, non so come spiegare. Stretta. Che dal muro... Si distanzia l'ambiente principale, per pulirsi. Proviamo il letto. Da notare che sembra un letto per bambini, ragazzi, qua non si vede, ma cioè se si sdraia Gabri probabilmente si stanno fuori dal ginocchio in giù le gambe. Non è che sono altissimo. Appunto, sono questo, quindi è un problema, è spazio. Ragazzi, qua c'hanno le scuderie, però purtroppo non sono accessibili. Sì, in effetti Gabri mi ha fatto notare che probabilmente anche i cavalli erano piccolissimi e bassi. Perché la porta è veramente bassa. Beh, comunque siamo nel territorio di Bardi, quindi qua c'erano i bardigiani principalmente. Altezza più o meno doppi pony, quindi ci sta. Stiamo andando su adesso, non so quanto questa scala sia alta, ma stiamo andando sulla rondatoria, giusto? Sì. Praticamente il percorso... Che facevano le sentinelle. Brava, hai studiato. Lo so, grazie. E quindi, attraverso le feritoie, avevano una visuale su tutta la valle. Intanto, mentre potevano controllare, erano anche protetti. Non si vede nulla, niente. C'è una luce un po' strana che non...
non perché sia una persona sadica, ma adesso c'è una delle parti dei castelli che mi piace di più, ossia la sala delle torture e le prigioni segrete. Ma dici che qua le donne camminavano con i loro abiti? Oppure no, qua non credo accedevano alle sale delle torture. Ok, non una sala della tortura però. Torre nord-ovest. Gnocchia, spada greca. Wifos. Cavaliere del secolo XII, quindi erano vestiti così. Mentre nel XIII così. Ragazzi, noi già ci lamentiamo quando andiamo a cavallo che abbiamo il paraschiena. Guardate questi come andavano. Poverini. Ma ci frustavano i cavalli con quello? Ma non credo che frustavano i cavalli con quello. È scomodo. Tu che cosa avresti voluto fare? Il cavaliere? L'uomo con la balestra? L'arciere? Il fante? Il corvo. Io adoro queste stanze. Allora che hai come veramente? Così è la buona. Allora, queste se le mettevano in testa. No, beh, sono bellissimi questi vestiti. Guarda, che sobri questi gioielli. Sobrissimi. Penso abitare in queste stanze, amore. Non era male. Ok. E qua cambia un po' il mood. Sala dei principi. Quindi tutto affrescato. Cose d'oro. Spazi immensi. Ogni castello ha le sue leggende e il castello di Bardi non è da meno. In un tempo molto lontano, collocabile tra il XV e il XVI secolo, una storia d'amore si accese e si consumò tragicamente tra quelle mura dove tumulti e angherie erano di casa. Soleste era la figlia del signore del castello ed era innamorata perdutamente di Muroello, il comandante dell'esercito. I due non possono ovviamente vivere la loro storia d'amore perché lei è già promessa ad un ricco possidente. Tuttavia riesce ad incontrare il suo amato, aiutata dalla balia che vuol favorire la felicità della sua protetta. Viene il giorno in cui Muroello è costretto a partire per una battaglia. Soleste attende ogni giorno il suo arrivo finché dopo tanta attesa scorge cavalli e cavalieri. Quando si accorge però che si tratta del nemico, comprende che non c'era stato scampo per il suo amato e si getta dai bastioni. Purtroppo però si trattava proprio del suo amato, di ritorno con indosso per sfregio i colori del nemico. Saputo del suicidio dell'amata, anche lui si getta dalle mura del castello. Ci sono stati molti avvistamenti di fantasmi nel castello di Bardi, in particolare ad essere stato avvistato sarebbe stato lo spirito di Muroello, addirittura immortalato in una foto realizzata con una termocamera. Ad avvistarlo sono stati due parapsicologi bolognesi, a cui Muroello si sarebbe palesato. Sono loro i primi veri ghost hunters ad essersi interessati al castello di Bardi e alla sua storia. Oggi il Maniero è una location molto conosciuta dagli appassionati di paranormale. Le guide locali riferiscono strane manifestazioni, un odore di sterco anche nei periodi dell'anno in cui non avveniva la concimazione e si alternava a quello di essenze profumate in una stessa stanza. Testimoni e guardiani della fortezza riferiscono di udire indistintamente le voci di uomini e il rullo di tamburi laddove non c'era niente.
E ancora, i custodi parlano di pietre comparse in semicerchio durante la notte o di grandi massi spostati dal loro punto di origine. Tutti questi strani fenomeni avvengono lungo la notte, quando il castello è chiuso al pubblico. Nel 1995, un team di parapsicologi, coadiuvato da un sensitivo tenuto all'oscuro delle vicende di Moroello e Celeste, effettuò una prima ricerca. Il sensitivo percepì una sensazione di profonda tristezza quando si avvicinò al masto dal quale, secondo la leggenda, Celeste si sarebbe lanciata, e riferì di vedere una dama afflitta girovagare nella zona in attesa di qualcuno o di qualcosa. Le medesime sensazioni furono riportate anche da altri medium, non informati dalle vicende. Addirittura nel 1996 un medium cadde in trance e parlò per voce di un cavaliere disperato, che raccontò le torture alle quali fu sottoposto per amore. I parapsicologi comprese che vi era più di un motivo per proseguire ricerche all'interno della fortezza di Brardi.